L'eccitazione anche per un uomo è un fattore psichico e spesso si blocca quando al rapporto sessuale associa tutta un'altra serie di incombenze che per un motivo o per l'altro normalmente la donna gli fa credere siano collegate, soprattutto se diciamo, tende a fargli vivere i sensi di colpa e tende a fargli vivere l'atto sessuale come una concessione. È come uno scambio legato ad una relazione stabile che il rapporto sessuale di cui il rapporto sessuale sancisce l'inizio. Ecco che un uomo che vive il rapporto sessuale come con diciamo questi vincoli e con queste premesse, se è una persona che si aggancia al senso di colpa, tenderà ad essere inibito e tenderà ad avere una prestazione molto scadente perché i sensi di colpa vanno a bloccarlo proprio là dove invece è richiesta una libertà mentale. Per cui non è questo il metodo giusto per attrarre un uomo, perché se gli si pongono subito vincoli di questo genere, lui tenderà ad essere inibito fondamentalmente. Quindi alla fine la relazione stessa ne avrà dei deficit. È molto meglio utilizzare altre strategie, ma da un punto di vista sessuale, fargli vivere il rapporto stesso come la pura espressione di piacere, libera da vincoli, libera da blocchi e libera da connessioni. Perché tutto questo è come un peso che va veramente a inficiare poi la qualità e l'intensità dell'eccitazione e del rapporto stesso. Ovviamente poi ci vanno anche degli stimoli sia visivi, sia cinestesici, eccetera, però il blocco normalmente se avviene a livello mentale, se appunto il rapporto viene vissuto come dire, un atto simbolico che si porta a tutta una serie di situazioni che necessariamente poi in qualche modo dovranno seguire. E questo ge può generare sensi di colpa se il maschio, ad esempio, non era partito con l'idea di avere una relazione, diciamo, a lungo termine inizialmente. E normalmente i maschi non hanno questa tendenza, si coinvolgono successivamente. Perché comunque diciamo vanno stimolati emotivamente poi in altri modi. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo, seguitemi anche sul blog seduzionevip.com. Ciao!